Ora chiamo Lorenzo Tardi per un'altra domanda. Un applauso a Lorenzo. Anche Lorenzo Giuventi, vediamo che se anche tu farai domande belle toste a gamba tesa. Buonasera, anzitutto. Complimento, spero. Vorrei essere il Borriello cieco d'occhio. Lo prendo con complimento allora. Senta, la mia domanda riguardo la questione degli orondi nazionali. Volevo sapere se lei trova giusto convocare appunto gli orondi nella selezione nazionale, magari anche a discapito di giovani che in un modo o nell'altro magari cercano un'occasione per esprimersi. Sì ragazzi, però ci dobbiamo mettere d'accordo, dove stanno questi giovani? Se dobbiamo parlare di nazionale, dobbiamo parlare dell'eccellenza. Allora, se tu mi facessi 5 nomi di 5 giocatori italiani meritevoli di essere lì al posto di aiutami, facciamo dei nomi di stranieri oriundi, Paletta, Morta, allora io ti potrei dare ragione, ma siccome non c'è quel povero Cristiano di Conte, perché poi paga lui, i risultati li deve portare a casa, deve mettere in campo una squadra decente. Siccome la legge glielo consente, perché questi non è che sono stranieri, sono oriundi italiani, e gli oriundi nella nazionale italiana non è un fatto di oggi. Andatevi a vedere le nazionali del 38, del 40, del 42, già c'erano gli oriundi, quindi non è uno scandalo. Allora, andiamo con calma, i giovani devono crescere. Quando meriteranno di essere in nazionale, io sono convinto che se meriteranno di più verranno convocati loro, se no continueranno a essere convocati gli oriundi. C'è il problema di fondo che appunto in Italia non ci sono vivai appunto. No, come allora, se tu invece mi fai la domanda, vogliamo chiudere le frontiere per qualche anno e far crescere, allora ti dico di sì. Mettiamo un numero fisso a squadra, no? Di stranieri, e gli altri devono venire dal settore giovanile o essere comunque giocatori provenienti da altri campioni italiani. Ok, grazie Lorenzo, adesso invece la volta... Carallo. Oh, una donna, finalmente la prima donna, vai Federica, anche tu dici. Ci tengo a dire che ci sono anche diverse ragazze di redazione che non sono presenti oggi, però, perché non è una redazione solo di uomini. Beh, buonasera. Però non offendo, hanno preferito rimanere a casa per la partita, le ragazze. In realtà la verità sta che si vergognano terribilmente della telecamera, tra l'altro neanche vengono in radio dove non c'è la telecamera, quindi sono giustificate da questa cosa. Vabbè. Però abbiamo il punto di vista femminile nel sito. Allora, la mia domanda è molto più diretta, volevo chiederle in questi anni di carriera qual è stata la sua soddisfazione più grande che ha avuto? Questa è la domanda che mi è stata fatta ieri. Allora, la mia soddisfazione più grande non è stata quella legata ad una conduzione, prima hanno ricordato che ho avuto la fortuna di fare 90 minuti, la domenica sportiva, mercoledì sport, tutte. Ho fatto anche persino notti mondiali con Valeria Marini e Alba Parietti, e quell'anno ero particolarmente invidiato. Buona compagnia. No, ero particolarmente invidiato, ve lo posso garantire. Però non è niente di tutto questo. La mia soddisfazione professionale più grande risale al 1988. Io ero capo servizio al TG1, c'era il Festival di Sanremo, era il 27 di febbraio, sabato, il sabato della finalissima di Sanremo, e in contemporanea c'erano le Olimpiadi di Calgary di sci. C'era stata la gara del gigante maschile, nella quale vinse Tomba. Però vinse Ranieri, non sbaglio, Massimo Ranieri 88. Sì, perdere l'amore, ti dico anche. È un'enciclopedia non solo nel calcio, Stefano, anche lui. Totalmente l'ho detto. Ed era condotto da. A questo Pippo Baudo, se non mi sbaglio, no? No. Dice no. No, Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Allora, per vedere lo slalom gigante, io, ma molti, dovettero fare, come dire, zapping tra Rai 3, che faceva i mondiali e le Olimpiadi, e Rai 1, che faceva il festival. Siccome io ero e sono un
appassionato del Festival di Sanremo, a un certo punto mi sono fatto una domanda, ma perché? Intanto io lavoravo al TG1, quindi a Rai 1, quindi difendevo Rai 1, e all'epoca c'era anche la concorrenza Rai 1, Rai 3 interna, c'era una concorrenza interna delle reti Rai. Ma perché noi dobbiamo fare una roba del genere quando invece avremmo la possibilità di trasmettere in diretta, interrompendo un attimo il Festival di Sanremo, far vedere la gara di Tomba? Alla fine della prima manche Tomba era terzo, il primo era tedesco, il secondo era Nilsson, uno svedese, e il terzo era Tomba. Allora andai dal vice direttore del TG1, che si chiamava Di Lorenzo, un eccellente collega, e disse: senti Ottavio, io ho un'idea, ma perché non interrompiamo e ci colleghiamo con Calgary per far vedere l'esito della seconda manche dello slalom speciale? Di Lorenzo è come se gli avessi parlato degli UFO. Per lui esisteva la politica estera, l'economia, cioè lo sport era considerato. E mi dice: parla un attimo con quelli di Sanremo. Io chiamo il capo struttura del Rai 1, che era Maffucci, e gli dico: io sono Maffei, buonasera, molto timido, ero poco più che un ragazzo. Gli feci questa proposta. Lui la prima cosa che mi ha risposto è: quanto dura? Io mi dissi: guardi, mi faccio il conto, un minuto a discesa più o meno, un intervallo tra l'una e l'altra, ma ci vorranno 4 minuti, non se ne parla, ti posso da un minuto, ciao, boh, mi ha attaccato. Un minuto, voi capite che non era assolutamente possibile, perché con un minuto faccio vedere Tomba, ma non si sa poi se Tomba vince o no, perché scende per terzo, terz'ultimo, intendo dire. Vabbè, insomma, alla fine della fiera è successa una serie di telefonate, eccetera, eccetera, Sanremo accetta questa cosa. La mia più grande soddisfazione è stata quella di aver avuto un collega in redazione, Marco Franzelli, che ho spedito, io ero capo servizio, ripeto, davanti al microfono senza nessun tipo di ausilio, di aiuto, ma lui era talmente bravo, è talmente bravo, che fece addirittura una meravigliosa telecronaca. Ma la soddisfazione maggiore fu quando noi facemmo la dissolvenza sul teatro Ariston, che era tutto in piedi, impazzito di gioia, e le immagini che arrivavano da Calgary di Tomba portata in trionfo, ci fu un primo piano di Aldo Biscardi che batteva le mani, ma glielo deva in una maniera incredibile, perché in quel momento avevamo tolto tanti spettatori a Rai 3 e lui era il responsabile dello sport di Rai 3. Grazie Federico. Ora abbiamo il nostro caporedattore Giorgio Rainaldi. Giorgio, ci tengo a dire che Giorgio è una colonna di Passione del Calcio, è stato selezionato, l'avevo selezionato dai primissimi, è l'unico che è rimasto del gruppo storico. Sì, sono lo zoccolo duro di Passione del Calcio e ne sono orgoglioso. Grande Giorgio. Buonasera, innanzitutto volevo chiederle quanto ritiene sia cambiato il mondo del giornalismo sportivo oggi rispetto a 20-30 anni fa, e se pensa che oggi ci sia troppo protagonismo. Sì, c'è troppo protagonismo. Cos'è cambiato? È cambiato intanto per tutto quello che ci siamo detti prima, la tecnologia non sempre è un vantaggio, poi sono cambiate le firme, sono cambiati i volti, non ci sono più i volti mitici di 20-30 anni fa, e a me francamente mancano molto, perché erano dei punti di riferimento, erano, come dire, i loro fondi erano un acquarello, leggere un pezzo di Gianni Brera, di Gualtiero Zanetti, di Beppe Viola, sentire un pezzo di Beppe Viola, insomma era francamente straordinario. Ma adesso non cito per brevità decine di colleghi che appartengono veramente alla storia del giornalismo sportivo. Oggi manca un Gianni Minà, manca un giovane Giampiero Galeazzi, cioè mi pare che si stia andando tutti troppo con gregge. Sono d'accordo. Cioè, ci si muove sempre tutti e poi sempre intorno al calcio. Ragazzi, diversificate. All'inizio della mia carriera io lavoravo al Corriere dello Sport, collaboravo con il Corriere dello Sport e mi occupavo di calcio minore. Cioè, avevo un caporedattore che mi diceva: ragazzi,
tu dove abiti? Io abitavo alla Balduina all'epoca. Ah, ore 8 statuario. E mi mandava al campo dello statuario, non so se voi sapete dov'è, sull'Appia. E io la rispetta, alle 8 della mattina cominciava la partita, quindi alle 7 e un quarto, 7 e mezzo già dovevo stare là. A un certo punto ho detto, ma qui per fare il calcio, secondo me ne devono morire 156 per arrivare io a fare una partita rete. E allora ho detto, ma quali sono gli sport più liberi, tra virgolette? Erano le arti marziali. Mi sono dedicato alle arti marziali, ho comprato un po' di libri, mi sono messo a studiare il Taekwondo, il Karate, campionati europei a Roma. Chi li andò a fare? Ci sono andato io, che ero l'ultima ruota del carro. Diversificate i vostri interessi, non rimanete tutti intorno alla salsiccia del calcio. E poi volevo chiederle, in virtù della sua lunga militanza in Rai, un ricordo di Livio Forma, apprezzato radiocronista sportivo di tutto il calcio minuto per minuto, scomparso la scorsa settimana. Eccellente collega, ma soprattutto una persona per bene, un ragazzo straordinario. A noi è dispiaciuto veramente tanto. Grazie. Ricordiamo appunto, torniamo un po' sul calcio, giustamente Fabrizio ha detto ci sono anche tanti sport, però c'è anche il calcio, che qui poi passione del calcio, giustamente fa anche un corso di giornalismo. Corso di formazione, sì. Tra l'altro all'interno di questo corso sono ben presenti insomma, gli insegnamenti che diamo per cercare di evidenziare al massimo i valori che ci ha lo sono sport. Appunto i valori di cui parlavamo prima con Fabrizio, e la lealtà, il saper perdere, perché poi quello conta, e poi le cinque parole che hai a Baggio, che sono saper vincere e saper perdere, sì. E poi le cinque parole che hai a Baggio, che sono passione, gioia, coraggio, sacrificio, che portano poi al successo. Invece le materie insomma che trattiamo invece... Sì, sono appunto la dizione, poi ci sono le lezioni didattiche che tanto piacciono a Stefano, la storia del calcio, ma anche l'uso semplice del WordPress. Poi ovviamente la scrittura, introduciamo proprio i ragazzi alla scrittura, e poi qui speriamo adesso che io vorrei strappare una promessa da parte di Fabrizio in qualche maniera. Ho iniziato appunto questa edizione dicendo che il 23 agosto 2013 ho aperto questo sito, eravamo in due inizio, io e la mia idea, e basta, non c'è nessun'altra, so già che ci sono tantissime persone qui presenti, tante migliaia che ci ascoltano e ci vedono sia radio che TV, perché questo è un motivo di orgoglio e di successo, però l'obiettivo è quello di aiutare il prossimo. Questo da quando ho iniziato la storia del calcio, ho sempre avuto in testa questa idea, adesso grazie all'appoggio del Comune, della Regione Lazio, il CONI e tanti anche enti beneficiari che stanno aderendo insomma in maniera positiva a questa mia nostra ormai iniziativa, comunque Erika è entrata al 100%, fa parte appunto di passione del calcio, quello di aiutare il prossimo. Adesso stiamo facendo questa partita di beneficenza coinvolgendo 44 scuole di Roma, 22 licei, 22 istituti tecnici, in modo tale da unire tutti i giovani, grazie a questa passione del calcio, ogni alunno rappresenterà una scuola, per cui sono tanti gli invitati. Tu in qualche maniera puoi aiutarci affinché questo evento diventi veramente un evento di Roma, come il Comune di Roma spera che sia, un evento importante, che sia questa la prima edizione di tante edizioni, Fabrizio. Ma parliamone, insomma, vediamo se è possibile, sarà possibile con grande piacere. E, insomma, quello che mi pare di capire volete fare è una sorta di torneo Roma Junior Club di una volta, un campionato tra le scuole. Una partita secca. Ah, okay. Si chiamerà Special 11 Cup, appunto perché sono gli 11 speciali, quindi la coppa degli 11 speciali. Invece forse quelli che hanno i capelli bianchi e che sono di Roma si ricorderanno questo torneo Roma Junior Club che faceva sfidare praticamente in un campionato tutte le scuole di Roma, ed era molto divertente, molto formativo. E poi gli enti beneficiari invece... Sì, li ricordiamo, hanno aderito l'AIRC, l'Eco Evento e Progetto Itaca, perché vogliamo diciamo abbracciare un po' tutti gli argomenti, quindi il problema oncologico, il problema della povertà, che è un problema assolutamente mondiale, e il problema anche diciamo dei malati mentali. Quindi e poi sarà intitolato comunque, sarà... Diciamo il progetto l'abbiamo dedicato idealmente a Stefano Borgonovo, visto che appunto è comunque un progetto calcistico.